Amici di Ital Basket, ben trovati nuovamente qui alla Pala Padua. Terzo incontro della giornata qui nel palazzetto ragusano. In campo il Sant'Arcangelo Basket, dall'altra parte invece il College Basketball Borgo Manero. Leggiamo appunto i roster. Per quanto riguarda il Sant'Arcangelo, col numero 0 Filippo Mulazzini, 4 Leonardo Amati, 5 Davide Carletti, 6 Andrea Nuvoli, col numero 7 Massimo Macaru, 8 Bleron Carpuzzi, 9 per Simone Bonfè, 10 per Nicolo Buzzone, 12 il capitano Giacomo Mancini, il 13 Elia Morandotti, 14 Dario Rossi, 18 Daniel James, il coach Bernardi. Dall'altra parte invece abbiamo col numero 1 Andrea Cecchi, 3 Igor Jovanovic, 4 Gabriel Pozzato, 5 Francesco Piscetta, 7 per Alessandro Ferrari, 8 per Francesco Ferrari, 9 per Andrea Loro, 12 Alfredo Boglio, 13 Riccardo Attademo, 32 Maurizio Ghigo e col numero 72 il capitano Olev Fedorenko, coach di Cerbo. Do subito il benvenuto a questa compagna d'avventura, ormai, come dire, Lia Valerio. Ciao Lia. Buonasera Piero, buonasera a tutti. Bene, le mancano davvero pochi secondi, sono i 20 minuti di riscaldamento sono finiti, adesso si partirà con questa partita che si preannuncia davvero una partita esplosiva. Lia, che squadre vedremo in campo? Da quello che abbiamo visto in questi due giorni sono due squadre che sono il giorno e la notte, sono completamente diverse. Borgo Manero fa della fisicità, dell'atleticità la propria caratteristica principale, si vede anche dal riscaldamento, hanno maltrattato i ferri in una maniera incredibile e questo è un aspetto positivo ma anche un aspetto negativo, vedi la sconfitta di ieri di Empoli, perché quando la difesa di Empoli si è chiusa e non ha più lasciato quello che Borgo Manero fa bene, ovvero correre e a tutto campo e aprire il campo quando deve giocare a difesa schierata, ha avuto grossi problemi. Sant'Arcangelo è una squadra molto diversa. Borgo Manero ha tanti elementi che giocano in Serie B, Sant'Arcangelo viene dalla C Gold, giocano tanti ragazzi, tanti minuti, hanno avuto anche loro modo di giocare, di fare esperienza in campionati senior, è un gioco quadrato, si vedono anche delle discrete soluzioni tattiche, staremo a vedere quali saranno le chiavi stasera. Si parte, Nicolo Buzzone prova ad andare direttamente a canestro, la palla però non entra, si riparte sempre per mano degli uomini in casacca gialla, Davide Carletti va nuovamente su Mulazzini, nulla da fare, palla intercettata da Borgo Manero con il numero 12 Boglio, si appoggia a Francesco Ferrari entra in area, il canestro sputa letteralmente la palla fuori ma viene ravvisato un fallo. Queste sono, hai visto, già due soluzioni che sono il giorno e la notte, perché il tiro di Sant'Arcangelo è un tiro costruito leggendo la difesa su un blocco ricciolo corto con la difesa che segue, giusto, tiro sbagliato. Questo di Alessandro Ferrari, giocatore dall'immenso talento fisico e tecnico, è un uno contro uno preso molto presto nell'azione, si vede già un pochino dove andiamo a parare dai primi due possessi. Buzzone adesso va proprio di potenza nel pitturato, riesce anche a superare il giocatore del College Basket e realizza due punti. Riparte adesso il College Basket, il numero 12 Alfredo Boglio, nulla da fare, al rimbalzo saldamente il giocatore del Sant'Arcangelo. Adesso Buzzone prova ad entrare in area, nulla da fare, palla che gli scappa letteralmente dalle mani. Jovanovic, anche lui va da solo a canestro, arresto, tiro, palla va fuori, Sant'Arcangelo riparte, si avvicina Davide Carletti, cerca con un sottopassaggio il compagno Rossi, nulla, Rossi si gira, adesso a canestro, niente da fare anche per lui, riparte velocissimo il numero 12 del
numero 12 del college basket, Alfredo Boglio, però viene bloccato da un giocatore in maglia gialla e viene fischiato un fallo. È contro i blu, se non fermi la palla presto, ovvero nella tua metà campo offensiva, diventa complicato, prendono velocità e la prendono tutti, poi sono bravi a andare a finire bene, forte, al ferro, tutti. È vero che nel basket moderno non ci sono più playmaker e centri, però sono dall'1 al 5 tutti bravi ad andare a finire forte lì sotto. Hai visto anche come è scesa la qualità dei tiri di Sant'Arcangelo appena qualcuno ha fatto un palleggio in più, appena qualcuno ha giocato un 1 contro 1 che non c'entrava niente col sistema. Non si può permettere Sant'Arcangelo di giocare 1 contro 1 contro una difesa così atletica, deve fare quello che ha fatto nei primi 2 o 3 attacchi, ovvero costruire insieme, leggendo, muovendo uomini e palla e soprattutto passandosela. Ed eccola adesso dall'angolo, Ghigo, Federico, e Maurizio Ghigo, scusate, si prende questa tripla così di potenza, portando Borgomanero a 4 punti, 2 punti per Sant'Arcangelo. Riparte adesso il Sant'Arcangelo, prova adesso con Rossi ad entrare in area, nulla da fare. Il numero 7 Ferrari lo blocca e fa proprio un fallo nei confronti del giocatore romagnolo. Si va ai tiri liberi, 14, Dario Rossi. È stato bravo Rossi qua nell'uno contro uno, andarsi a cercare e prendere un fallo. Meno bravo quando ha ricevuto la palla, perché? Perché riesce a giocare il pick and roll in movimento Sant'Arcangelo dopo aver mosso molto bene il pallone. James, col cambio che la difesa di Borgomanero fa, James rolla molto bene davanti al proprio difensore, viene Rossi per fare da sponda, non riesce però a servire il suo compagno, e questa è una cosa che si è vista pochissimo in questi 3 giorni di partite che abbiamo visto. Spesso c'è qualcuno davanti al proprio difensore sotto al canestro, però i ragazzi spesso non sono in grado di andare a servirlo, e questo, contro tutti questi cambi, diventa un handicap da non sottovalutare. Nel frattempo tripla di Alfredo Boglio, palla che gira intorno al ferro ma che alla fine riesce ad entrare. Adesso riparte Sant'Arcangelo, cerca un appoggio su Mulazzini. Mulazzini da distanza siderale prova a andare a canestro. Ecco dall'altra parte invece il solito Alfredo Boglio, che trova anche in questo caso una buona intuizione, va nell'area avversaria, trova un varco a canestro senza problemi. E infatti il coach del Sant'Arcangelo, coach Bernardi, chiama subito time out. E ancora Sant'Arcangelo non ferma la palla, che è la prima cosa da fare per non far correre una squadra. Poi devi essere accoppiato con gli altri 4, se però tu prendi una cattiva soluzione, quella che ha preso adesso con Mulazzini, è difficile poi essere accoppiato quando torni indietro. Borgomanero ha tirato 2 su 5 da fuori, questo è il 6° tiro che fa dal campo ed è il primo che va a fare sotto al ferro. Ci sono stati 2 tiri liberi presi prima col fallo subito, però ha fatto solo tiri da fuori, i 2 entrati sono stati costruiti in maniera discreta. Questo vuol dire tantissimo, è un indicatore importante per Sant'Arcangelo, per mettere un po' a posto le cose, perché Borgomanero ha difesa schierata con l'area piena, fa fatica, nel senso finisce solo a tirare da fuori. A quel punto lì puoi scommettere su una squadra che ieri ha avuto qualche difficoltà dal punto di vista realizzativo. Se invece li lasci correre, avvicinarsi al ferro, attaccare l'area vuota, poi dopo arrivano gli scarichi, è ben diverso prendersi un tiro in ritmo rispetto a prendersene uno perché lo devi prendere per forza. Chiaro, infatti il tabellone parla chiaro. Vediamo adesso Sant'Arcangelo, prova adesso a ripartire il Carletti in appoggio su Mulazzini va al centro su Daniel James, fallo.
Bravo James, bravo, perché viene in punta per provare a giocare l'alto basso. Non è riuscito Mulazzini a servire Rossi sul roll, che per una frazione di secondo era rimasto libero. Allora è arrivato James per provare appunto a servire eventualmente Rossi. Non c'era angolo, buon per Sant'Arcangelo, fallo, e si avvicina leggermente alla zona tiri liberi. Adesso presto nel quarto, perché mancano più di 6 minuti. Adesso Sant'Arcangelo riparte, Borgo Manero si avvicina adesso a canestro, si gira Alessandro Ferrari, bravo in questa azione a trovare spazio in aria e a realizzare. Riparte adesso Sant'Arcangelo, Buzzone, James, tiro verso diretto ma senza finalizzare purtroppo. Nuovamente Alessandro Ferrari si gira, trova il compagno Francesco Piscetta, bene, ottima azione. Bene, e ancora Boglio che si fa tutto il campo nella più assoluta e totale tranquillità. Se lo lascia arrivare lì sotto, poi è vero, sì, è arrivata la difesa a chiudere, però sei in affanno, non sei accoppiato, lui poi è bravo a gestire la situazione, a non farsi ingolosire da tirare sotto al ferro contro un lungo, cerca l'assist, perfettamente in controllo. Sta facendo quello che vuol fare Borgo Manero. Se Sant'Arcangelo vuol pensare di provare a recuperare e provare a mettere qualche granello di sabbia negli ingranaggi, deve mettere molta molta più attenzione in difesa. In questo momento palla che tocca la linea laterale, si ripartirà con il college, con Jovanovic. Adesso Boglio appoggia su Ghigo, però la palla viene intercettata da Buzzone. Buzzone adesso va sul compagno all'angolo, Nuvoli prova una tripla, non va. La palla rimane però nelle mani degli uomini con la casacca gialla. Adesso in quest'ultima azione però College Basketball riesce a rubare la palla. Adesso Ferrari, Alessandro Ferrari dall'angolo, nulla da fare, al rimbalzo, bravo James a gestire la palla e a scaricarla sul compagno. Buzzone su Rossi, Nuvoli su James trova l'intesa con Rossi, palla che si ferma sul ferro e non entra, e poi viene ravvisato un fallo lì. È sfortunato, sfortunatissimo qua il numero 14 in maglia gialla, lo voleva proprio questo canestro, ha fatto a spallate, ha spostato proprio col fisico il difensore in questione, ovvero Ferrari. È una situazione di vantaggio questa per Sant'Arcangelo, perché è vero, sono lunghi i giocatori di Borgo Manero, però Rossi è bravo a gestire questo genere di situazione, uno contro uno, sa usare il corpo, è furbo, ha intelligenza cestistica. Qui è proprio stato sfortunato, sta sprecando qualche occasione di troppo adesso Sant'Arcangelo. Jovanovic su Boglio, adesso da fuori Ghigo, nulla da fare per lui, riparte Morandotti su Buzzone, va su James nuovamente su Morandotti, al centro trova James libero in schiacciata. Che bel varco trovato da James. Via. Questo c'è spesso, perché Borgo Manero cambia, ma certe volte è un cambio non cambio, vai tu, vado io, si perde il rollante per una frazione di secondo. Bravo James a continuare il roll, perché prima Rossi l'ha interrotto, si è fermato, fa bene lui a continuare, perché se tu anche non ricevi la palla direttamente dal palleggiatore, poi dopo puoi arrivare fino sotto al canestro, aspettare il difensore, andarci addosso, metterti comunque davanti, sigillarlo dietro di te, poi la questione è sempre quella, te la devono passare e spesso non ci sono giocatori in grado di farlo.
Adesso vediamo questa tripla di Igor Jovanovic, che porta la sua compagine di gioco a 17 punti quando mancano 2 minuti e 40 alla fine della prima frazione di gioco. Sant'Arcangelo con il play Morandotti alla fine prova una tripla pulitissima che va dentro. È pulita anche qui, perché ancora cambio non cambio, a 5 secondi non è cambio non cambio, a 5 secondi cambi, punto. Errore qua della difesa di Borgo Manero, subito castigata da un giocatore che ha iniziato bene la partita, ovvero Morandotti, che è andato a prendere fiducia con l'assist, ha preso il tiro sicuramente con la mente pulita. Adesso c'è un cambio chiamato da coach di Cerbo. Si ripartirà dalla linea di fondo con Sant'Arcangelo. Eccolo, palla a Morandotti. Morandotti avanza, supera la metà campo, consegna la palla a Nuvoli su Amati. Amati prova a attaccare il ferro, ci rinuncia, torna indietro, trova Rossi prova a divincolarsi nel pitturato, si gira, nulla da fare, James al rimbalzo, anche lui sfortunato, la palla viene riacquisita da Borgo Manero, e qui vediamo un'azione sprecata di Francesco Piscetta, che non riesce a concretizzare un passaggio del compagno. Via. Non riesce ad andare a concludere. Amati, hai detto bene che non riesce, ma non riesce perché è un uno contro uno che c'entra poco adesso, perché sta provando a costruire Sant'Arcangelo, non c'è tanto spazio per giocare, per attaccare lì in mezzo. È vero però anche che non stanno bloccando i giocatori in maglia gialla, e se tu non blocchi non fai difendere la difesa, e se tu non fai difendere questi in maglia blu, che sono tutti alti, grossi, veloci e corrono, se non li metti in situazioni un po' al limite, non riesci a prendere vantaggio alcuno. Nuvoli su James va direttamente con questo fantastico reverse, mette dentro altri 2 punti. Sant'Arcangelo va adesso a quota 10, 21 Borgo Manero, poco più di un minuto. Fallo viene fischiato. Sì, fallo in attacco del numero 32, Ghigo, che spinge perché la palla che esce dalle mani di Attademi è un'ottima, ottima lettura. Lui guarda il bloccante, non è una cosa che sanno fare tutti adesso. Con le difese che cambiano è importante non guardare, sì, guardare chi esce, ma soprattutto guardare chi blocca, perché c'è sempre una finestrella di 10 centimetri che dura mezzo secondo dove la palla può arrivare. Qua arriva, non arriva abbastanza alta, deve spingere Ghigo per prenderla, fallo in attacco giustissimo. Vediamo adesso il Borgo Manero partire velocissimo con Andrea Cecchi, ma nulla da fare perché Elia Morandotti compie un fallo nei confronti del giocatore piemontese. Sì, fallo che ci sta perché non sono ancora 2 tiri liberi. Questo è un altro atleta spaventoso, c'è chi un altro che non va assolutamente lasciato correre. Adesso Borgo Manero sta facendo la partita che vuole fare, fatta di spazi aperti, tiri costruiti correndo, quelli da fuori per la maggior parte sono costruiti in modo discreto. Deve mettere, lo dicevamo prima, un po' più di pressione Sant'Arcangelo. Vedi, quando cambia bene a difesa schierata va un po' più in difficoltà Borgo Manero. Perché? Perché esce Jovanovic bene dai blocchi, cambio fatto bene, con intensità, non c'è la lucidità da parte e del bloccante e del passatore di accorgersi di dove stia il vantaggio. A quel punto va in difficoltà Borgo Manero, è quello che è successo ieri con Empoli, quando Empoli con grande caparbietà, grande lucidità ha rimontato 10 punti se non sbaglio nel terzo quarto, e poi è riuscito ad andare anche a vincerla.
questo momento abbiamo assistito invece a un fallo di James nei confronti di Francesco Piscetta, che viene sanzionato dall'arbitro Luca Attard. Si vede tiri liberi, primo tiro libero, non va. Secondo tiro libero, buca la retina, riparte così la compagine romagnola, velocissimo Morandotti. Morandotti entra in area, riesce, adesso si appoggia sul compagno Mulazzani, torna indietro su Morandotti, al centro cercava il capitano Mancini, non ci è riuscito, ma la palla rimane comunque nelle mani di Sant'Arcangelo. Amati prova questo tiro, non tocca nemmeno il ferro, la palla ritorna nelle mani dei piemontesi. Adesso con questo tiro da distanza siderale Jovanovic prova ad andare, ma nulla di fatto. È stato Ferrari, è stato il giocatore numero 8 andare a rimbalzo d'attacco. Questo è un ottimo atleta, tecnicamente un po' meno dotato rispetto a Ferrari, l'altro in maglia numero 7, Alessandro. Meno dotato, però ha grande caparbietà, grandissimo senso del rimbalzo, sa prima dove andrà a finire la palla se non lo tagli fuori nel momento in cui parte il tiro, anche una frazione di secondo prima, poi fai fatica perché lui va proprio sempre a prenderla. È andata bene a Sant'Arcangelo adesso che non si è entrato questo tiro, chiuderla a meno 12 è ancora un discreto affare per la formazione in maglia gialla, visto quello che abbiamo visto fino adesso. Ci fermiamo un attimo per un piccolo mini spot. Siamo italiani, facciamoci sentire, è il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Vi aspettiamo al foro, mi raccomando. Bring the noise. Eccoci qua amici sportivi, secondo quarto sta per iniziare qui alla Pala Padova in Ragusa in occasione delle finali nazionali Under 19 d'eccellenza. In questo momento Borgo Manero è avanti con 22 punti contro i 10 di Sant'Arcangelo. Le squadre tornano in campo mentre vedo che ci stanno per arrivare le statistiche e così le possiamo leggere insieme a voi. Si fa trovare Cecchi, pronto al tiro, eccolo, parte Cecchi, Boglio entra in aria, riesce a trovare un'ottima soluzione per andare a canestro. Riparte adesso la compagine romagnola con Carletti. Carletti va su Morandotti. Morandotti nulla da fare, al rimbalzo saldamente il numero 8 Ferrari. Attenzione, vediamo un fallo che compie il numero 10 Buzzone. Si parte in maniera esplosiva in questo secondo quarto. Borgo Manero, Cecchi, sfortunato, adesso al rimbalzo, la palla rimane comunque nelle mani di Andrea Cecchi che va così a bucare la retina e trova questi due punti importanti per Borgo Manero. Sant'Arcangelo adesso con Carletti, si arresta, tira, ma sarà James a concludere l'azione. Sarà James a concluderla ed è anche giusto che sia così, perché rolla di nuovo, non solo, solissimo, abbandonato dentro l'area, non gli arriva la palla, non gli arriva neanche dopo il giro, neanche dopo lo spin sul perno.
tira in allontanamento Carletti, un tiro complicato, per sua fortuna James è ancora da solo sotto al canestro perché se lo dimentica la difesa di Borgo Manero, difesa che ieri ha avuto grosse colpe nella sconfitta nella gara con Empoli. Perché? Perché nel primo tempo l'ha lasciato completamente l'area vuota e il canestro alla mercé delle incursioni della formazione toscana. Nel secondo tempo si è chiusa un po' meglio, solo che arrivavano gli aiuti, ma mancava, in inglese si dice help the helper, ovvero aiutare il giocatore che fa l'aiuto, mancava la rotazione in italiano. E questi sono dettagli che nella partita del girone contro una squadra di livello discreto come può essere Sant'Arcangelo può fare la differenza, ma non te la fa vincere, non te la fa perdere. Nelle partite quelle più importanti, quelle secche, quelle con le squadre forti, invece è un dettaglio che fa tutta la differenza del mondo. Morandotti sulla linea della carità. Secondo tiro libero, dentro, riparte veloce adesso con Francesco Ferrari. Jovanovic al centro per Boglio. Boglio trova nuovamente Ferrari ad aiutarlo. Nulla da fare perché ne approfitta il numero 10 del Sant'Arcangelo, Buzzone. Ma attenzione, attenzione, viene fischiato qui un fallo, si interrompe l'azione. Lia. Ha recuperato la palla Sant'Arcangelo con la zona, almeno zona ha fatto vedere, poi dopo bisogna vedere come va avanti. Borgo Manero non c'è arrivata ad attaccarla, erano messi 3-2 i giocatori in maglia gialla, adesso vediamo come poi si evolve, perché per capire bene che zona è bisogna vedere come viene attaccata, adesso non l'abbiamo visto. Peccato ancora Sant'Arcangelo che spreca un'altra occasione, sta tirando male male in questo inizio di partita. Sì, infatti diciamo sta avendo difficoltà proprio in questi frangenti. Vediamo adesso l'azione che continua con Borgo Manero. Igo adesso cerca Cecchi dall'angolo. È un cecchino, scusa il gioco di parole, che riesce ovviamente a bucare la retina. Morandotti. Morandotti da solo entra nel pitturato, si arresta, si gira. Ottima, ottima azione di Morandotti. Sì, lucido a fare quella mezza finta che sbilancia un po' il difensore. Non l'avesse fatta, sarebbe stata una bella stoppata probabilmente. Nuovamente Morandotti. Morandotti adesso sul suo compagno, ma nulla da fare. Borgo Manero va adesso velocissimo e questa intesa tra Jovanovic e Cecchi porta così alla conclusione positiva del risultato. Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo, attenzione, palla in questo momento persa. Nulla da fare, viene fischiato un fallo. Sì, fallo, bravissimo Morandotti a metterla nel canestro comunque. Fallo regalato, se ne sono visti parecchi nel corso di questi tre giorni, perché c'è chiaramente l'età è quella che è, sono tutti giovani, c'è un po' di irruenza, c'è un po' di inesperienza lì, è normale che sia meglio lasciarlo tirare. Poi stiamo parlando di giocatori, quelli di Borgo Manero ancora, lo ridiciamo, alti, lunghi, atletici, salti in verticale, se poi Morandotti segna va benissimo così, non ha bisogno Borgo Manero di far regali e rischiare di dare a Sant'Arcangelo quella fiducia che adesso manca, perché alla fine in queste partite qui bastano un paio di episodi uno dietro l'altro e non ci vuole niente per riaccendere la squadra che sta sotto nel punteggio. Eccolo Borgo Manero con il suo numero 7, Alessandro Ferrari, in ottima passaggio del numero 3 Jovanovic, e va a concludere Morandotti. Rigioca, ma il 32 si piazza davanti, Ghigo compie un fallo. Mulazzani,
Chiama schema al compagno Carletti. Morandotti. Morandotti prova ad entrare, passaggio per Rossi, nulla da fare, il lungo del Borgomanero dice no, Piscetta. Adesso nuovamente Ghigo da tre, e anche questo entro, Borgomanero sta prendendo insomma il via. Si vede questo quintetto, è un po' sbilanciato tra l'uno e l'altro, veramente l'abbiamo detto mille volte. Però è un quintetto lungo contro un quintetto corto. Ah, guarda, il lungo in maglia gialla è alto come il più basso di quelli in maglia blu, è normale che sia sbilanciato. Più che altro Sant'Arcangelo ha difesa schierata, chiaramente fa fatica perché l'abbiamo detto tante volte, questi cambiano, saltano, sono aggressivi, non fanno tutto in maniera perfetta, però a Sant'Arcangelo manca proprio la capacità nella maggior parte delle occasioni di leggere quando Borgomanero commette degli errori in fase di cambio. Se tu non punisci quell'errore lì, il cambio paga ogni singola volta. Poi a quel punto cosa fa Sant'Arcangelo? Prova a dare un'accelerata, come giusto che sia, prova a non attaccare la difesa di Borgomanero quando è schierata, però se tu dai un'accelerata cosa fai? Ti esponi all'accelerata degli altri, che diciamo in linea di massima è mortifera. Ci fermiamo adesso per un piccolo spot, a tra poco. Siamo italiani, facciamoci sentire, è il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Vi aspettiamo al foro, mi raccomando, bring the noise. Rieccoci qui dalla Pala Padua, 37 per Borgomanero, 19 Sant'Arcangelo, 5 minuti e 46 alla fine del secondo quarto. Riparte Borgomanero con Boglio. Boglio cerca al centro Piscetta, Piscetta non riesce a capire le intenzioni del compagno, la palla va fuori. Ma Piscetta non capisce le intenzioni del compagno perché? Perché adesso Sant'Arcangelo sul pick and roll ha fatto un quick show con James che è uscito un passo e mezzo a disturbare il palleggiatore, va via la palla dal pick and roll, però è un passaggio un po' complicato, bisogna saperlo fare, è difficile per tantissimi dei giocatori che abbiamo visto all'opera in questi tre giorni, ci vuole gran mano e soprattutto devi anticiparlo, devi vederlo prima se c'è o no, quando lo vedi e lo fai partire è già tardi e non lo riuscirà a ricevere il tuo compagno. Morandotti, primo tiro libero, dentro. Secondo tiro libero, anch'esso dentro, ottimo. Si riparte, Boglio al centro per Alessandro Ferrari, adesso va su Pozzato, finta nel tiro ma poi cerca l'appoggio sul compagno Jovanovic che tira, che dà invece la palla al lungo Piscetta, nulla da fare, si va adesso con Sant'Arcangelo. Carletti, nulla, eccolo invece Morandotti che riesce a intercettare la palla, bravissimo Morandotti, e a metterla dentro. È in fiducia questo giocatore, quindi adesso sta segnando tutto, è vero che anche lui sa un attimo prima che cosa sta per succedere e questo sta facendo la differenza, è il giocatore che sta un pochino offensivamente tenendo su Sant'Arcangelo. Nell'altra metà campo, quella difensiva, è la zona a dare tanta mano alla formazione romagnola con Borgomanero che ha qualche problema ad attaccarla. Ecco, se poi ovviamente fai tanta fatica e concedi una seconda opportunità, poi alla lunga diventa un po' difficile. Sant'Arcangelo con James. James da solo si districa ma non riesce a
metterla dentro. Riparte con Borgo Manero, con Alessandro Ferrari. Niente, alla fine sul rimbalzo prova, riprova, la mette dentro. Adesso la palla nelle mani di Davide Carletti. Mulazzani prova, nulla, palla che tocca il ferro, riparte adesso in Boglio, cerca di andare a canestro, poi con una finta va verso il compagno lateralmente, nulla da fare però, James al rimbalzo si fa trovare pronto e ridà la palla al compagno Carletti, nulla. Ripartiamo con sempre Alfredo Boglio che orchestra la regia per i giocatori in maglia blu. Jovanovic, palla, si rallenta intorno al ferro ma poi entra dentro. Rimane per un errore la palla nelle mani del college basketball. Boglio. Nulla, entra dentro, si arresta, tira, sfortunato, ma la palla viene ripresa nuovamente, saldamente tra le sue mani. Riprova un secondo affondo, ma alla fine però decide di andare su Pozzato, che trova un varco e schiaccia con una sola mano. Bella azione di Borgo Manero. No, è bellissima la schiacciata alle molle al posto dei polpacci, questo ragazzo con le scarpe rosse. La schiacciata è bellissima, la partenza meno, perché sono passi grandi come una casa, fa un saltino prima di partire. Anche qui, se per vedere la schiacciata dobbiamo vedere i passi, pazienza, adesso il basket va da questa parte. Boglio prova adesso, vediamo se... Si trova Piscetta al centro, bene anche qui, l'ottima intesa tra Boglio e Piscetta porta poi a concludere. Piscetta si è fatto trovare proprio sotto le plancia al momento giusto per la conclusione. Sant'Arcangelo con Mulazzani, fallo trova che viene subito appunto da Mulazzani, davanti a lui Igor Jovanovic. Se lo crea il fallo Mulazzani qua, perché non c'è, lui però sente il contatto, si butta addosso alla difesa che giustamente si sta muovendo, questo induce giustamente gli arbitri a fischiare fallo, un fallo che altrimenti non ci sarebbe stato. Ha bisogno anche di rubare qualche tiro libero, qualche punto in questo modo Sant'Arcangelo, ha bisogno che la partita si freni un attimino, perché i ritmi di Borgo Manero non può mai andare bene alla squadra in maglia gialla. Mulazzani ai tiri liberi. Dentro. Alfredo Boglio chiama schema. Attademo su Pozzato. Pozzato perde palla perché James, ma la riprende senza problemi. Attademo. Nulla. Palla adesso per terra, James la prende, va su Morandotti su Carpuzzi, nulla, sarà Mulazzani a mettere dentro questa tripla, bella tripla Lia. Sì, ha preso fiducia anche col fallo, i tiri liberi rubati in precedenza, questo però è vero che è un tiro preso in transizione, però è un tiro in equilibrio, un tiro che ci sta perché... Sant'Arcangelo il vantaggio lo prende all'inizio facendo andare via la palla invece che palleggiarla, attacca benissimo la linea di fondo, a quel punto la difesa si chiude, quando una difesa si chiude, se si deve riaprire fa sempre un pochino di fatica in più, se tu riesci a farla chiudere una volta, meglio anche due volte, e poi farla riaprire ne viene sempre qualcosa di buono. Adesso viene chiamato time out, ci fermiamo allora per un mini spot. Siamo italiani, facciamoci sentire, e il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Vi aspettiamo al foro, mi raccomando. Bring the noise.
Rieccoci qua per gli ultimi 43 secondi prima di andare al riposo lungo, al Pala Padua. 28 punti per Sant'Arcangelo, 47 per College Basketball Borgo Manero. 4 falli per entrambe le compagini di gioco. E adesso si parte appunto con Borgo Manero. Alessandro Ferrari si gira, prova, nulla da fare, a rimbalzo trova il giocatore in maglia gialla, Carpuzzi. Alfredo Boglio adesso rallenta il ritmo quando mancano 10 secondi. Alfredo Boglio, vediamo, proverà sicuramente un tiro dal pitturato, ma rimedia un fallo quasi allo scadere del secondo quarto. Adesso Alfredo Boglio va sulla linea della carità. E se li è andati a guadagnare questi due tiri liberi. Pareva che si fermasse in lunetta per l'arresto a tiro, ha visto che poteva fare ancora un altro metro. James va su verticale, ma il difensore di Boglio spinge con la mano esterna, ci sta. Fallo intelligente. Quarto si chiude bene per Borgo Manero, molto meno bene per Sant'Arcangelo. 20 punti di scarto sono tantini, però non è ancora un gap che ti deve far smettere di giocare. Ci devono comunque provare perché c'è luce, ci sono i margini sia in attacco che in difesa per far meglio per quanto riguarda Sant'Arcangelo. Borgo Manero deve solo pensare a tenere la partita sui binari in cui è riuscito brillantemente a metterla già dai primi minuti. Bene, qui allora dal Pala Padua per adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. A tra poco. Siamo italiani, facciamoci sentire, e il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Vi aspettiamo al foro, mi raccomando, bring the noise.
Si ritorna dopo il riposo lungo qui alla Pala Padua, in campo Sant'Arcangelo, dall'altra parte Borgo Manero, finali nazionali Under 19, eccellenza qui a Ragusa. 28 per Sant'Arcangelo, 48 per Borgo Manero e ci si appresta a iniziare il terzo quarto. Lia, cosa possiamo vedere dalle statistiche che ci hanno portato qui in postazione? Beh, anche qui al solito quando c'è un gap così largo, così grande nel punteggio, bisogna dare un'occhiata a valutazione, che chiaramente è una mazzata per Sant'Arcangelo, che ha 19 di valutazione contro il 61 di Borgo Manero. Però è tanto, appunto, Borgo Manero ha 48 punti e 61 di valutazione, che vuol dire che sta, il che vuol dire che sta tirando bene e sta vincendo la lotta anche sotto altri aspetti, non soltanto quello del punteggio. Sant'Arcangelo ha una valutazione tanto più bassa rispetto ai punti, colpa delle scarse percentuali, della qualità dei tiri che è decisamente più alta per i giocatori in maglia blu, che ne hanno presi diversi così in tutta tranquillità in transizione oppure attaccando l'area, e colpa anche della lotta a rimbalzo, della conta dei rimbalzi, che è impietosa per Sant'Arcangelo, ce ne sono 11 di differenza. Si apre questo terzo quarto con una schiacciatona di Alessandro Ferrari, che è proprio nei primi secondi dopo il fischio iniziale prende palla su una distrazione di Morandotti e arriva direttamente a canestro. Adesso vediamo che gli arbitri Tommasi e Pratico si consultano su un'azione si va anche al tavolo. L'arbitro Tommasi cerca un attimo di districare questa situazione. I due coach Di Cerbo e Bernardi chiedono spiegazioni per capire appunto da dove partire. E si riparte da fondo campo. College Basketball Borgo Manero parte col suo numero 12 Alfredo Boglio. Boglio, Jovanovic al centro per Andrea Loro. Nulla. Morandotti è pronto a prendere palla, partire velocemente. James su Rossi. Buzzone. Entra in area Rossi. Niente da fare. Trova subito pronto Jovanovic. Adesso la palla su Aghigo. Aghigo triplona che mette dentro. Borgo Manero, sin dai primi istanti di questo terzo quarto, mostra i muscoli che già insomma aveva fatto vedere precedentemente. Si mostra i muscoli, però questo è un attacco intelligente, è vero, sia ancora transizione, non è benissimo accoppiata Sant'Arcangelo, la palla va dentro, poi non si fa ingolosire dalla conclusione. Borgo Manero, la palla va dentro, la palla va fuori, l'abbiamo detto nel primo tempo, se la difesa si chiude poi per riaprirsi deve fare uno sforzino, tiro da tre pulito e fallo in fase di rimbalzo, quindi rimessa per Borgo Manero. Adesso ci si attende un attimo che viene pulito il parquet. Vediamo se è tutto a posto. Ok, si può ripartire. Borgo Manero
così, in scioltezza, primo passaggio verso Alfredo Boglio, passaggio intelligente perché poi va a concludere. Carletti su Morandotti, che prova di vincolarsi all'interno del pitturato. È bravo Morandotti, riesce a riintercettare la palla, a metterla dentro. Attenzione qui, sempre Sant'Arcangelo riesce a tener palla. Buzzone adesso sul compagno James. Attenzione, fallo subito da Sant'Arcangelo per mano del numero 12, Alfredo Boglio. Sì, bravo Boglio, fallo di lucidità di mestiere, perché sotto al canestro contro James era finito a causa dell'accoppiamento in fase di transizione, non aveva tante speranze. Bravo a spendere un fallo, vediamo che alla fine gli va bene, 0 punti anziché 2. Comunque è presente stasera Borgo Manero, probabilmente ieri a un certo punto si è specchiata contro Empoli, si è specchiata, ha preso uno schiaffo, oggi tende a specchiarsi molto meno, continua a correre in faccia a Sant'Arcangelo, continua a far andare avanti la palla, continua a tenere il campo apertissimo, a fare extra pass, non stanno forzando mai, quasi niente, e chiaramente c'è tanta differenza tra la versione bianca di ieri di Borgo Manero e quella blu di oggi. Proprio così. Ci fermiamo allora per un piccolo spot, a tra poco. Siamo italiani, facciamoci sentire, è il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Ti aspettiamo al foro, mi raccomando. Bring the noise. Si ritorna in campo dopo questo time out chiamato dal coach di Sant'Arcangelo, dopo questa tripla di Maurizio Ghigo che ne mette due di fila e che porta davvero la compagine del Piemonte a mettersi sopra di 28 punti, insomma un distacco importante. Sant'Arcangelo adesso deve trovare davvero le risorse per ribaltare la situazione o comunque per risalire la china verso Borgo Manero. Hai visto adesso il cambio? Molto bravo, anzi, Mulazzani, che ha quell'attimo di pazienza in più per far sì che James prenda posizione. Adesso Sant'Arcangelo. James va direttamente su Nuvoli, sfortunato, non riesce a trattenere la palla nelle mani e quindi nulla, si riparte con Borgo Manero. Lancio lungo verso Alessandro Ferrari, torna indietro su Boglio, cerca un appoggio il compagno, si avvicina Boglio. Lo lancia dall'altra parte verso il numero 3, Jovanovic. Sfortunato Jovanovic, però riesce dopo rimbalzo a riprendere palla. Prova adesso a lanciarsi sul pitturato a lanciare la palla verso Alessandro Ferrari, ma viene sanzionato invece il giocatore di Sant'Arcangelo. È zona ancora per Sant'Arcangelo, attaccata in maniera più che discreta da Borgo Manero, che fa arrivare la palla vicino al canestro, poi la ributta fuori dove la difesa è debole, perché la 3-2 è una coperta che è forte, che è bella grossa sopra, ma è debole sugli angoli. Ci arriva anche bene con Nuvoli a contestare il tiro Sant'Arcangelo, solo che come sempre ti metti a zona, poi non hai l'accoppiamento per tagliare fuori, per andare a rimbalzo. E questo è quasi sempre un fattore quando i tiri escono. Sant'Arcangelo va adesso con Mulazzani, bella
Bella davvero questa azione di Mulazzani che in velocità va sotto canestro. Adesso vediamo questo passaggio lungo di Alessandro Ferrari verso il compagno Andrea Loro. Purtroppo Loro salta ma non riesce a fermare la palla. Sì, Loro uno stacco da terra da pallavolista. Spesso partono questi lob da metà campo perché tanto lo sanno che lui va a prenderla. Il problema in questo caso era il difensore troppo vicino, non è pulita quella situazione, è un rischio che ti prendi sapendo che lui salterà, andrà a prenderla se c'è la difesa, però diventa un tiro contestato, difficile e spesso ne scaturisce una palla persa. Deve stare attenta Borgomanero a non specchiarsi come dicevamo invece ha fatto ieri. Attenzione, falle in attacco adesso per ho visto bene, per Alfredo Boglio. Si riparte quindi dalla linea laterale. Carletti adesso su Buzzone, torna la palla a Carletti, la consegna di nuovo a Buzzone. Buzzone si gira, eccolo lui, in questa velocissima azione porta due punti nel proprio paniere. Ha risolto una situazione che era stata costruita benissimo, diventata complicata perché ancora pick and roll, cambio palla avanti perfetto, lui Buzzoni guarda James che però non finisce il roll sotto al canestro, la linea di passaggio a quel punto non c'è più, bravo a cavarsela con un uno contro uno, molto molto ben giocato. Stiamo scoprendo in diretta, Lia, che Loro è figlio di di pallavolisti, per cui ecco. Oh, che figata, è nel DNA allora. Quindi è nel bello, DNA bello. Davvero, nel senso che abbiamo visto un salto incredibile sotto canestro, per questo il compagno ha provato appunto questo tiro molto alto per permettere magari su questo salto di poter concludere. Purtroppo la palla gli è scappata dalle mani. In questo momento è Borgomanero a chiedere il time out il coach di Cerbo dà delle indicazioni, nuove indicazioni alla sua compagine di gioco. Si ritorna in campo. Vediamo invece come il coach Bernardi provi a davvero spingere i suoi verso una rimonta incredibile. Riparte adesso però Borgomanero con Boglio. Boglio al centro su Ghigo. Attenzione, è James questa volta a compiere un fallo nei confronti di Andrea Cecchi. La palla riparte da fondo campo. Sì, senza mezzi termini questo fallo qua, non c'è ancora, non ha esaurito il bonus Sant'Arcangelo, quindi mette una pezza James su un errore in fase di close out. Non è facile per un giocatore alto come lui uscire, vedi adesso, contestare il tiro e insieme tenere la penetrazione, lo fa molto molto meglio adesso. Devi farlo contro una squadra più forte di te per 40 minuti su 40, non è sempre semplice. Ottimo. Adesso Borgomanero andava avanti con Andrea Cecchi. Altro fallo per Sant'Arcangelo. Adesso entra col numero 13 Riccardo Attademo per la compagine piemontese. Cecchi, primo tiro libero, dentro. Secondo tiro libero, uguale. Adesso è coach Bernardi a cambiare le carte in tavola. Riparte Sant'Arcangelo, Mulazzani. Consegna a Mancini che ridà a Mulazzani. Cerca al centro, James si gira, nulla. Palla spazzata via dal canestro, riacquisita da Mulazzani, cambio di direzione, va all'interno, nulla, nulla da fare. Fallo viene fischiato.
Sì, fallo di Mancini che tenta la furbata, tiene giù il difensore, non lo fa saltare, non riesce ad andarsi a prendere il rimbalzo. Peccato ancora per Sant'Arcangelo che aveva costruito discretamente, si era preso il rimbalzo, poi dopo ne è uscito un tiro un po' forzato, un tiro contestato, è difficile fare 3, 4, 5, 6 palleggi e poi andare a concludere in arresto e tiro da 6 metri contro difensori così. Funziona meglio quando si muove la palla un po' di più, quando riescono a metterla dentro, ributtarla fuori, ne escono anche diversi rimbalzi d'attacco. È chiaro che ancora è bello, è facile e divertente dirlo da qua sopra. Ulteriore cambio per Borgo Manero, coach di Cerbo, sta utilizzando tutti i suoi dalla panchina, cerca di dare fiato a chi ha giocato fino adesso una buona partita. Sant'Arcangelo con Carletti, portapalla, Carletti con Mancini, nuovamente Carletti cercava al centro il suo compagno James, nulla da fare. Sì, nulla da fare, l'idea è giusta, però non c'è lo spacing corretto, non per colpa di Carletti o di James, sono i due sul lato debole che sono troppo vicini. Sono tutti attaccati, ci sono 5 giocatori nel raggio di meno di 6 metri, sono troppo appiccicati, è chiaro che ancora ai blu con la stazza fisica che hanno basta aprire la forbice, allargare le gambe, allargare le braccia, occupano 3 metri a testa, se tu stringi gli spazi invece che aprirli fai il gioco della difesa. Cecchi, niente, palla sputata fuori dal ferro, corre velocissimo Andrea Nuvoli, ma la palla supera la linea di fondo campo. Attademo su Piscetta, cerca adesso nuovamente Attademo da fuori, fallo subito, no, un fallo di Piscetta che si intesta questo fallo personale. Lo sa, ha spinto, ha usato le mani, lui lo sa, aveva ancora attaccato la zona in maniera più che discreta Borgo Manero, mettendo la palla stavolta invece che in mezzo angolo, in post basso, l'ha messa in post alto. Quando la metti in post alto e ti giri nella maniera corretta come è successo adesso, si aprono tutte le linee di passaggio del mondo, palla che poi è uscita dalle mani di Cecchi col tempo giusto, peccato il tiro sbagliato, ma è il modo, decisamente il modo corretto di attaccare. Torna la palla nelle mani di Amati. Amati, Carletti. Carletti va adesso su Nuvoli, dentro, tripla pulita di Nuvoli. Attademo va adesso sul suo compagno Cecchi, ma subisce un fallo per mano del giocatore in casacca gialla. Ecco, qui lui prende benissimo di nuovo un'altra volta molto bene la linea di fondo con la mano sinistra, poi che cosa succede? Per una frazione di secondo vuole scaricarla in angolo, ma il suo compagno Ferrari numero 8 in angolo non c'è, è un metro più su, mezzo metro più su forse, e quel mezzo metro lì cambia tantissimo, perché è quello che è la differenza che c'è tra un angolo di passaggio che esiste e un angolo di passaggio che non esiste. Se Ferrari si mette in angolo è un tiro da 3 aperto e pulito. Maurizio Ghigo in questo momento mette dentro un triplone oggi con le triple. Ghigo, insomma, questa è la quarta tripla che mette dentro e subisce anche fallo. Riparte adesso col numero 13 Morandotti. Prova Nuvoli, nulla da fare.
nulla da fare perché subisce fallo, in realtà attacca un close out figlio del tiro da tre messo un minuto fa, perché ha appena segnato, la difesa esce in modo un pochino più aggressivo, è normale che sia così, lui lo sa, lucido, intelligente, attacca in palleggio. Tiro da tre segnato in precedenza, costruito molto molto bene, dicevamo ci vorrebbero 40 minuti di tiri costruiti in maniera corretta per far sì che Sant'Arcangelo se la possa giocare contro Borgo Manero, uscire dai blocchi, aver pazienza, leggere, non è sempre facile. Adesso Attademo spinge la palla fino a dentro il pitturato, ma poi decide una soluzione diversa, andare verso il compagno all'angolo, Cecchi, ma senza risultato. Nuvoli, Amati, Morandotti al centro verso James, ha provato un'azione che non è andata a buon fine, e anche qui dall'altra parte vediamo invece Francesco Ferrari che gli scappa dalle mani il pallone, e nulla da fare. Morandotti consegna a Pozzato va su Nuvoli, palla adesso a Ferrari, di nuovo va in esterna la palla su Ghigo, questa volta però il canestro dice no e James ne approfitta. Morandotti da tre, sfortunato davvero il numero 13 Lia Morandotti, ma sfortunato, in realtà un tiro complicato, quindi è più facile che esca che non che vada dentro, ha fatto tanto lui per la sua squadra oggi, è stato il giocatore che meglio ha letto la difesa di Borgo Manero, esce ogni volta in modo diverso dai blocchi adattandosi a quello che fa la difesa su di lui, anche prima ha trovato un gran passaggio per James che purtroppo ha sbagliato, ecco. Questo tiro per un giocatore così piccolo, nonostante stia segnando abbastanza stasera, è sempre difficile, quindi sì, sfortunato, però diciamo che si poteva cercare di costruire qualcosa di più semplice. James, dentro. Un minuto o poco più alla fine del terzo quarto, Borgo Manero dilaga sul tabellone, 68 punti per i piemontesi, 39 invece per Sant'Arcangelo. Il pressing però di Sant'Arcangelo, di Borgo Manero non finisce qui, ed ecco l'ennesima schiacciata di Andrea Cecchi. Insomma, bella perché non ci sono passi, non ha fatto passi, bellissimo, ha ricevuto, ha fatto una finta di sopracciglio, sarebbe stata la terza penetrazione di fila sulla linea di fondo, lui invece incrocia benissimo, attacca al centro destra, poi come tanti dei suoi compagni le molle dentro i polpacci, va su con una naturalezza bestiale, questo è bello bello da vedere. Chiama cambio ancora coach Bernardi. Sulla linea della carità Leonardo Amati. Primo tiro libero, dentro. Secondo tiro libero, anch'esso dentro. Ferrari. Attademo, porta palla sulla metà campo. Consegna Cecchi che riconsegna nuovamente ad Attademo. Attademo entra in area, si gira, fa e mette dentro questi punti. Mulazzani, James dalla lunga distanza, Leonardo Amati, nulla da fare, attenzione, palla che vola al di là del tabellone. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo italiani, facciamoci sentire, e il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Vi aspettiamo al foro, mi raccomando, bring the noise.
Ultimo atto di questa partita qui alla Pala Padua in Ragusa, Sant'Arcangelo 41, Borgo Manaro 72. Si giocheranno questi ultimi 10 minuti, serve davvero un miracolo per Sant'Arcangelo per una sua rimonta. Il college basket Borgo Manaro non lascerà sicuramente la porta troppo aperta. Piscetta su Ferrari, eccolo subito, pochi secondi, ottima intesa dei piemontesi e via, dentro. Mulazzani, palla che va fuori. Partita, questi primi secondi lì a Borgo Manaro, prosegue da dove l'aveva lasciato, insomma. Sì, prosegue da dove aveva lasciato, ancora non è accoppiata benissimo la difesa di Sant'Arcangelo, che però non deve lasciare niente al caso, perché comunque parliamo di un girone che vedeva tutte e quattro le squadre a quota 2 punti e con una vittoria e una sconfitta, quindi si può pensare di provare ad arrivare terzi e poi giocarsi gli spareggi. Se prendi quella che in gergo si chiama imbarcata, poi la differenza canestri non è a tuo favore, non puoi neanche pensare di provarci. Morandotti, nulla, la palla rimane nelle mani di Mulazzani dentro, si mostra più forte in quel frangente sul pitturato. Borgo Manaro, Pozzato, Attademo, fuori su Cecchi, perde palla, attenzione, i due giocatori Cecchi e Mulazzani si incrociano a metà campo, la palla va fuori. Si asciuga il campo e si partirà adesso dalla linea laterale. Ci sono 4 secondi sul cronometro dei 24, arriva un time out improvvisato dalla panchina a indicare dove mettere la palla, un blocco cieco per Cecchi, che però insomma adesso l'hanno sentito tutti, magari si andrà da un'altra parte. Penso proprio di sì, vediamo. Ferrari va fuori verso Attademo prova una conclusione solitaria, nulla da fare. Si riparte con Sant'Arcangelo e Morandotti. Mulazzani, Morandotti, sempre solito tiro dall'angolo, si gira, fa finta, nulla da fare. Morandotti sicuramente ci riprova, però questa volta va sotto canestro, ma decide poi di scaricare sul compagno il numero 7 Makaru, che non riesce. Attademo fuori su Ferrari prova una tripla, nulla da fare. Al rimbalzo lottano i due giocatori avversari, nulla da fare, palla messa dentro da Attademo in una tripla, rimbalza nei lati del ferro, ma alla fine va dentro. È bravo Pozzato qua, lucido, perché quando tu prendi rimbalzo d'attacco sai che la difesa ha un problema di accoppiamento in quel momento lì, c'è qualcuno libero quasi sempre fuori. Quando prendi rimbalzo d'attacco vuol dire che la difesa è stata mossa, non ci sono gli accoppiamenti, qualcuno è libero, spesso si tende ad andare a forzare, cercare la conclusione vicino al canestro, quando invece sono tutti lì. Intelligente, lucido il giocatore col numero 4 in maglia blu a riaprire per il compagno libero nell'angolo. Morandotti. Adesso la consegna al compagno, ma fallo in attacco del numero 14 del Sant'Arcangelo, Dario Rossi, che viene richiamato in panchina subito da coach Bernardi. Entra al suo posto Daniel James.
Attademo va adesso sul compagno Cecchi. Nulla, rimbalzo, Ferrari non riesce alla meglio James. In questo momento, attenzione, è il numero 5, Francesco Piscetta, che ammette il suo fallo personale nei confronti di Mulazzani. E se l'è andato a prendere Mulazzani questo contatto, bravo, perché non ha avuto paura. Qua è Borgomanero a commettere l'errore che ha commesso Sant'Arcangelo per la maggior parte della partita, ovvero inizia a difendere sotto alla linea dei tre punti, è tardi, a quel punto l'attaccante ha già il ritmo e la velocità per andare fino sotto, bravo, perché non si è accontentato dell'arresto e tiro che vediamo spesso da 6,75 oppure da un po' più vicino, è riuscito ad andare fino al ferro a prendersi un meritatissimo canestro e fallo. Continua adesso l'opera di Borgo Manero. Ferrari si gira, bravo Ferrari, nonostante fosse pressato dal numero 12 di Sant'Arcangelo, Giacomo Mancini, è riuscito comunque a divincolarsi e a trovare così il canestro. Altro fallo adesso ad opera del giocatore di Borgomanero. Adesso entrambi i coach chiamano un cambio. Si parte. Mulazzani, Morandotti, oh, perde palla, ne approfitta così. Oh, ne voleva approfittare Andrea Loro, però viene stoppato dal giocatore numero 14 del Sant'Arcangelo, Dario Rossi, che commette però fallo per stopparlo. Sì, stoppato, lo stoppa sul braccio, si è sentita la sberla fino a qui. Bravo anche a non commettere un antisportivo, lui cerca palesemente di fermare il contropiede, però lo fa dando l'impressione giustamente di andare a fermare la palla. Aspetta, perché poi forse invece ho sbagliato, perché è stato dato come antisportivo, sì, si è sentita forte la sberla. Bravo Pozzato a mettere tanta pressione sulla palla, a le gambe e le braccia per farlo, perché è un atleta, l'abbiamo già detto, è un atleta non comune, ha un'apertura alare da non sottovalutare, in grado di mettere in difficoltà qualsiasi portatore di palla, e fa bene a usare questa dote, perché tante volte, se chi è così fisico, così atletico, si dimentica che esistono due lati del campo, lui invece se lo ricorda, ed è importante anche in ottica futura e in ottica di questa settimana. Mulazzani entra in area, sembra che la palla gli scappi dalle mani. Adesso trova James, non riesce però a schiacciare perché Ferrari glielo impedisce. Vediamo adesso invece dall'altra parte provarci è Pozzato, anche qui non riesce. Due azioni che si concludono senza esito. Riparte dal fondo Sant'Arcangelo con Carletti su Mancini. Mulazzani da distanza siderale prova a metterla dentro senza risultato. 5 minuti e 36 alla fine di questa partita. Borgomanero, come dicevo prima, dilaga sul tabellone, 79 punti, 46 dall'altra parte invece per gli uomini in casacca gialla di coach Bernardi. Si attende adesso che venga asciugato il parquet e poi si andrà sulla linea della carità con Filippo Mulazzani del Sant'Arcangelo Basket. Ed ennesimo fallo sul tiro da tre che vediamo in questi tre giorni. È bello essere giovani e diciamo che nessuno si arrabbia a livello, mi fa ridere che nessuno si arrabbi più di tanto a livello senior, questo fa saltare per aria qualsiasi panchina, ci sta, ripeto, c'è voglia di saltare, di fare, di fermare qualsiasi cosa stia andando verso il canestro, e
ci sta tutta la vita. Il problema è che sono errori che vengono commessi anche nelle partite che invece hanno uno scarto minore, e qua stiamo sempre, iniziamo sempre a parlare in ottica futura, in vista degli spareggi e delle partite secche. Sono dettagli che poi, quando arrivi alla fine della partita, fanno tanta differenza, cambia tanto aver messo a referto 3 punti in meno o 3 punti in più. Sì, in realtà davvero cambia poco, come dici tu, poi... Oggi cambia poco, domani già non cambia più. Non cambia più, lapidaria. No, non cambia più poco domani, perché chiaramente... È vero, poi non sai mai che cosa succede, può essere che tu sia sopra di 20 e magari un errore del genere a 5 minuti dalla fine della partita è meno influente, però sono cose di cui bisogna iniziare a prendersi cura, a pensarci, perché se commetti un errore del genere a 5 dalla fine, il tabellone invece che 50-79 dice 50-49, forse le panchine sì, a quel punto saltano per aria. Direi proprio di sì. Vediamo questa azione adesso di Borgo Manero. C'è adesso più nervosismo in campo. Carletti va direttamente su Ferrari, su Francesco Ferrari, colpendolo. Attademo si incarica di tirare dalla linea laterale. Sul compagno Pozzato. Va fuori su Ferrari. Nuovamente Andrea Loro. Fuori per Attademo. Eccolo, nulla da fare. Palla saldamente conquistata da Filippo Mulazzani. Mulazzani prova anche lui un'azione solitaria, spingendosi nel pitturato. Purtroppo però non riesce a concludere, ma conquista però 2 tiri liberi. Sì, conquista 2 tiri liberi perché Ferrari cerca la stoppata quando invece probabilmente avrebbe soltanto bisogno di saltare in verticale, braccia alte. Anche questo è un errore che abbiamo visto commettere tantissime volte in questi 3 giorni, ma anche lì, soprattutto da atleti del genere, te lo puoi aspettare. Questo si vede spesso anche a livello senior, sai, quelli, i grandi stoppatori, gli atleti tendono a saltare invece di accontentarsi di contestare il tiro, tendono a cercare la stoppata. Al rimbalzo alla meglio, vediamo, oh, la palla si scambiano direttamente tra le 2 compagini di gioco. Avrà la meglio Nicolò Buzzone, che riesce a conquistarla, andare ad appoggiare sulla canestro. Adesso invece è Attademo che fa lo stesso gioco, corre dall'altra parte, e quindi ci fermiamo un attimo per un piccolo spot pubblicitario. A tra poco. Siamo italiani, facciamoci sentire, e il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Vi aspettiamo al foro, mi raccomando. Bring the noise. Ritorniamo qui sul parquet del Palapadua. 4 minuti e 12 secondi alla fine di questo incontro. Dirige ancora il punteggio in avanti Borgo Manero con 81 punti, 54 per Sant'Arcangelo, che riparte con Davide Carletti. Davide Carletti adesso scambia con Mulazzini. Mulazzini cerca un varco, non lo trova, e per questo decide di andare a tirare dalla lunga distanza senza esito. Loro,
Loro, bella azione! Questo giocatore sarà figlio di pallavolisti, ma davvero ha uno slancio formidabile, Lia. Un grande controllo del corpo, poi quando salta così, sì, cioè è bello come il sole da vedere, è proprio bellissimo. Basu è coordinato, anche quando salta è in controllo, perché è facile saltare e lasciarsi andare. Lui invece riesce, mentre sta staccando, a controllare dove sta andando, cambia direzione una frazione di secondo prima di saltare, altrimenti è facile che andare a commettere fallo in attacco in questi casi, e si vedono tante volte atleti di quel livello saltare e andare a commettere sfondamento. Lui non lo fa, tende a non farlo, ed è importante la gestione, saper gestire un corpo come quello. Niente, Morandotti perde concentrazione. Vediamo in questo ennesimo tiro libero. Questo va. Borgomanero parte con Attademo su Loro. Loro si gira velocissimo verso il centro. Nulla, vediamo questa azione. Prima Fedorenko. Adesso da fuori invece ci prova sempre lui, Andrea Loro. E ci fa vedere che non sa solo saltare, ce l'ha questo tiro, ha anche giocato senza palla, perché ha fatto quei due passi che servono per uscire dal cono d'ombra che fa la difesa. Bravo Attademo a trovarlo, perché Attademo non si vede tantissimo, non è un saltatore, non è un atleta incredibile come gli altri che spesso sono in campo con lui, però ecco. Questa è bellissima, il passaggio di Attademo di prima è bello uguale perché gira intorno al difensore, la lascia partire nell'unico momento in cui la difesa non la può prendere. Poi Borgomanero è quello che abbiamo visto adesso, ma è anche un giocatore che non perde mai il controllo come il numero 13. Davvero, bella azione. Vediamo adesso Attademo nuovamente. Perde palla. Ecco perché ho detto che non perde mai il controllo, ha deciso di perdere la palla, insomma, però ci sta, con un giocatore più piccolo che ti pressa è difficile guardare, palleggiare, non farsela rubare dalle mani. Poi insomma la partita è finita da un pochino, che la tensione si sia un po' abbassata, è più che umano, più che normale. Ricordo intanto per tutti gli amici che ci ascoltano che possono trovare i risultati e il programma delle partite sul sito www.fip.it nella categoria finali nazionali. Lì potranno trovare, come dicevo, orari delle prossime partite e risultati invece delle partite giocate fino adesso qui a Ragusa, in occasione di queste finali nazionali Under 19 eccellenza maschile, che davvero ci stanno riservando delle belle, belle sorprese. Sono delle partite non per niente scontate e che ci fanno vedere comunque dei talenti che ritroveremo sicuramente in qualche squadra, magari di Serie B, chi può dirlo? Ah, c'è qualcuno che qua c'è più di qualcuno che già ci gioca in Serie B, perché tanti dei ragazzi che sono in campo con Borgomanero, il campo in Serie B l'hanno visto e visto anche bene. È bello che sia così, anche perché in Serie B giocano a pallacanestro, a parte la possibilità di tesserare gli stranieri, però sono tutti italiani. Adesso c'è Agrigento che va a giocarsi la finale per andare in A2. Ne approfitto per fare un grosso in bocca al lupo, perché probabilmente, vista la storia recente di questa società, è in A2 che deve stare. Mi auguro che ci possa tornare a brevissimo. Glielo auguriamo davvero. Torniamo qui sulla parquet del Palapadua. Attademo scambia con Francesco Ferrari. Da fuori prova Gabriel Pozzato, nulla. Sant'Arcangelo parte con Carletti adesso su Makaru, nuovamente su Buzzone, fallo appunto che viene fischiato, cambio nuovamente per la panchina del Sant'Arcangelo.
L'ha rubato questo fallo Buzzone, perché vede Loro correre, era in ritardo, sta correndo per recuperare sul giocatore in angolo, il numero 10 maglia gialla, molto intelligentemente gli taglia la strada, si mette davanti, lo provoca lui il contatto, ma è giusto che sia fallo della difesa. Tiro libero dentro per Nicolo Buzzone. Ferrari fuori su Attademo, va su Pozzato, nuovamente su Attademo. Attademo cerca al centro Andrea Loro, palla che va fuori, va fuori, peccato, proprio gli sfugge la palla dalle mani. Ma guarda, forse era per Fedorenko il Fedorenko. Passaggio per il numero 72, sì. Poi dopo non è riuscito a prenderla, non aveva forse la parabola perfetta per essere raccolta, però c'era il portiere dietro. Eccolo qui, Ferrari, e va in schiacciata. Abbiamo visto tante schiacciate in questa partita, davvero, davvero. Sempre, insomma, belle vederle. Beh, adesso Sant'Arcangelo con Buzzone ci riprova. Eccola la tripla di Sant'Arcangelo. Non mancano 50 secondi, possiamo dire con estrema certezza, insomma, che Borgomanero si porta a casa questa partita. Sant'Arcangelo purtroppo non riesce nella rimonta e quindi Borgomanero andrà avanti in questa serie. No, non c'è mai stato spazio per la rimonta. Sant'Arcangelo ha preso subito un break all'inizio della partita, è andata in vantaggio all'inizio 0-2, poi dopo non è più stata in grado di capirci niente, o meglio ci avrebbe capito benissimo, non ha avuto però gli strumenti per mettere in difficoltà una Borgomanero che stasera, dicevamo, doveva stare un po' attenta a non guardarsi tanto allo specchio. Non l'hanno fatto mai, e si vede dal punteggio che adesso è sul tabellone. Vediamo queste ultime azioni, seguiamole, di Borgomanero. Alessandro Ferrari, Andrea Loro che salta davvero come una libellula. Adesso vediamo dall'altra parte, Sant'Arcangelo prova ancora da tre. Fedorenko non gli dice no, Andrea Loro rischiaccia, si appende al tabellone. Insomma. A passaggio baseball di Fedorenko che non si vede mai adesso in questa epoca di pallacanestro. Bello da vedere, una gioia a 20 secondi dalla fine della partita. Arriviamo appunto verso la fine della partita, si decide così di fermarsi. Conclude così questa partita Borgomanero 91-64 Sant'Arcangelo. Grazie Elia per sempre il tuo commento tecnico e ci risentiamo tra poco per la prossima partita. A tra poco. Siamo italiani, facciamoci sentire, e il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Vi aspettiamo al foro, mi raccomando, bring the noise.